Bentornato Emilio dall'esperienza hollywoodiana, sei il direttore della fotografia di Quella sporca sacca nera, una webserie che è stata pluripremiata. Ci racconti appunto Quella sporca sacca nera? Allora, La sporca sacca nera è il titolo di una webserie partorita da due menti brillanti che sono gli amici Mauro Aragoni e Roberto Comida, due amici ogliastrini con cui ho avuto l'onore e il piacere di collaborare. Io non mi sento di fregiarmi del titolo di direttore della fotografia perché Mauro sicuramente ha fatto il lavoro principale e sono orgoglioso ed entusiasta che mi abbia comunque voluto coinvolgere in questo suo grande sogno. Avevamo pochissimi sponsor, trovati soprattutto dai ragazzi di Tortolì, che ci hanno permesso di pagare la benzina o comprare le armi finte, le armi giocattolo ovviamente, che poi la mano sapiente di Alessandro Fele, un bravissimo post-producer di Sassari, sono esplose detonando i colpi che hanno dato vita alle scene di questo film. Parlo di film perché da web series il progetto è diventato quello di creare un DVD, quindi farne un vero e proprio film. Innanzitutto, per definirlo, è uno spaghetti western assolutamente ispirato alla poetica di registi che hanno fatto la storia del cinema e soprattutto del genere, quindi primo fra tutti Sergio Leone, con delle tinte un po' più pulp, e qui abbiamo tirato in campo l'esempio di Tarantino, che oggi sicuramente per il genere pulp è uno degli autori mondiali più blasonati e più riconosciuti. E, si tratta di questo, quindi, di un sogno che un gruppo di persone amanti del cinema, del genere, hanno voluto realizzare. Per me anche un'esperienza tecnica, perché comunque vengo da diverse esperienze, soprattutto in campo fotografico. Io mi avvicino un po' più da grande a quello che è il video, e questo sentivo che era un'esperienza che mi poteva completare molto da quel punto di vista. Io credo molto infatti nella sinergia, nel rispetto dei ruoli, quindi Ecco, a questo proposito, spiegaci sì. qual è il ruolo qual è il tuo ruolo, Il appunto. mio ruolo è un ruolo prima di Quindi. tutto tecnico, e cioè stare a fianco al regista che mi racconta cosa vuole rappresentare nella scena, e quindi ci interroghiamo su qual è l'obiettivo migliore da usare, che tipo di luci può restituire meglio il senso di quella scena, se usare un carrello, un crane, un drone, piuttosto che qualsiasi altro elemento tecnico che siamo in grado di poter utilizzare. Per meglio descrivere appunto quella parte di scrittura, perché tutto nasce appunto in piccolo, ma come nelle grandi produzioni, in piccolo solo per il budget, perché è un lavoro assolutamente low budget, e lo ripeto, in grande perché abbiamo cercato tutti di dare il meglio di noi, comunque un lavoro fatto con entusiasmo, con cuore, con passione, ed è stato prima di tutto un'esperienza di vita, oltre che, è come dire, confezionare un film fine a se stesso, ecco. Ecco, a questo proposito ha colpito un po' tutti come una piccola produzione abbia potuto sbancare, tra virgolette, Certo. Hollywood. Quali sono stati i premi? I premi sono stati 6 su 8 delle categorie, delle cosiddette nomination a cui partecipavamo. Quindi, per primo la scrittura di Roberto e Mauro, quindi l'idea del film di uno spaghetti western, ok? Il secondo, e qui posso mettermici dentro anch'io, che ho collaborato con Mauro per la fotografia di alcune delle scene che sono parte del film. Un altro è andato al montaggio. Un altro premio ancora è stato vinto dai suoni, e cioè
Ci sono molte scene splatter, quindi esplosioni, colpi di rivoltella, ossa che si rompono, teste mozzate. Insomma, ci sono delle scene anche molto forti, ecco. E quindi c'è stato un gran lavoro di ricerca anche per arrivare ad ottenere questo effetto. Ci tengo a citare anche Antonio Manca, che pur non avendo vinto, moralmente è uno degli stravincitori di questo progetto, che ha curato le musiche. Grazie a questa esperienza, ha potuto conoscere anche uno dei più grandi maestri della musica italiana, che è il signor Ennio Morricone. Si sono sentiti più volte al telefono, il signor Morricone si è complimentato con Antonio. Insomma, il suono, quindi, dicevamo, scusatemi, era un altro dei premi che abbiamo avuto. Assieme ovviamente alla recitazione di Antonio Luvinetti e di Maurizio Pulina, grande amico oltre che bravissimo attore, Quindi attore protagonista e non attore protagonista. protagonista e non protagonista. In realtà lì facevano parte della stessa categoria. Però Antonio ovviamente fa parte del cast tanto quanto Maurizio, e più che coprotagonista possiamo chiamarlo l'antagonista, perché erano in lotta fra loro. I margini fra i ruoli in queste situazioni sono molto sottili. Avevamo anche tante comparse splendide, anche loro, Ignazio, tantissime persone, non vorrei che sono tanti, quindi magari avremo altre occasioni per parlarne anche con loro di questo. Sono stati tutti disponibilissimi, meravigliosi, e tutti hanno dato un pezzo di cuore prima che la loro disponibilità per questo lavoro. Concludiamo. Progetti futuri. I progetti futuri, primo fra tutti, rivedere il montaggio della sacca, inserendo delle scene inedite che ci porteranno ad avere un minutaggio il più vicino possibile a quello che sono i lungometraggi. Scene che abbiamo felicemente girato in America. Siamo andati con Mauro, Alessio, Roberto e Maurizio per i deserti californiani alla ricerca di serpenti, scorpioni. Di solito si dice di stare attenti, state attenti, noi però in quel caso ne avevamo bisogno come comparse, quindi frugavamo sotto le rocce, vedrete poi cosa abbiamo trovato. E quindi questa gioia immensa di poter aver chiuso un western girato in Sardegna, lì dove il western ha fatto storia, con John Wayne, con tutto quello che la storia del cinema ci tramanda. E questo è solo una dei vari progetti che quella mente formidabile di Mauro riesce a partorire. Io spero di continuare ancora per un bel po' a collaborare con lui, perché sono delle persone formidabili, oltre che degli artisti capaci. E veramente la vivo come una fortuna quella di aver potuto fare questa esperienza con loro. E in realtà poi, mentre eravamo lì, abbiamo iniziato un altro progetto. Di giorno giravamo le scene nel deserto, di notte, quando rientravamo in hotel in città, abbiamo iniziato un nuovo progetto su un genere un po' più pulp, noir, un po' più urban. Però non vi voglio svelare troppo, magari più avanti ne parleremo, perché è ancora lì. E poi, non ultimo, un'idea che Mauro ha voluto condividere con me e con gli altri ragazzi, un film ambientato in Sardegna sulla storia ancestrale dei sardi. Cercheremo di tornare a qualche migliaio d'anni fa, cercando di rivivere le gesta dei guerrieri e la vita nei nuraghi. E vi lascio così, con questa cosa, perché penso che avremo modo di penso e spero che ne avremo modo di parlarne comunque più avanti. Quindi tante bellissime novità che si affiancano anche ad altri lavori, con altre collaborazioni, con amiche, amici. Insomma, sono felicissimo per mia mamma, che ho appena perso, quindi spero che da lassù mi veda e sia contenta per me e per i ragazzi. E poi perché questa è una città che a volte soffre come dire, di pochi stimoli, non c'è, vi assicuro che non è facile. Non voglio usare le parole emergere o che so io o frasi fatte, però veramente, cioè, si tratta del rispetto, della passione degli altri. Quindi, se c'è qualcuno che ci vuole aiutare con un contributo, che può scaricare anche dalle tasse, qualche azienda,
Questa è una pubblicità, ovviamente, colgo l'occasione di passare su media per farla. Se c'è qualcuno che crede nella cultura, che crede nei giovani, vi invitiamo a sostenerci. Ok? Grazie, Grazie. in bocca al Grazie a lupo, tutti, in bocca al ragazzi. lupo.